Sarà per sempre. E sfumiamo, sfumiamo, perché adesso parliamo di arte contemporanea con una curatrice marchigiana che è ormai diventata internazionale. Ha lavorato negli Stati Uniti e nei musei in California. Ha curato sezioni di varie biennali, tra le quali il Symposium della Sesta Biennale di Bucarest. In questi giorni il Centro Arti Visive Pescheria a Pesaro sta presentando un suo progetto già esibito alla Biennale di Venezia al padiglione Maldive, che per la prima volta ha avuto il proprio spazio in laguna. E mi ricordo ciò che fece scalpore fu il monolite di ghiaccio di Stefano Kagol, che si scioglie al sole sopra un bancale, metafora anche di ghiacci eterni che stanno scomparendo, così come le Maldive, che per l'innalzamento delle acque scompariranno. Infatti la mostra come tema ha il cambiamento climatico e ne parliamo proprio con la curatrice Camilla Boemio. Ben trovata Buonasera, qui su Radio R. Allora, dunque, è un progetto che ha a che fare con uno dei problemi più attuali e drammatici che l'uomo deve e dovrà affrontare. Assolutamente sì, è uno dei grandi argomenti, anche lo snodo politico, sociale, mondiale. Proprio l'anno scorso Obama ha deciso di prendere il topo, l'argomento, quello del cambiamento climatico, e di farne un pochettino il cavallo di battaglia della politica internazionale. Per cercare di sanare ciò che sta poi accadendo, il video proprio di Ursula Diemann, questo video del sé che è esposto all'interno del Centro Arti Visive e Pescheria, racconta quanto siamo connessi e quanto sia purtroppo la rete talmente legata, quindi un problema che inizia nel Canada col disboscamento, Sì. con il petrolio, un utilizzo ovviamente massiccio, fa sì che improvvisamente l'acqua arrivi nelle coste del Bangladesh e distrugga interi villaggi, intere popolazioni. È un circuito assolutamente lesivo ed è questo anche il progetto di Stefano Kagol con il monolite, che è Sì, l'esempio anche fantastico. più facile, infatti Guarda. ha attirato grande comunicazione da parte della stampa internazionale. Sì, infatti. Tra l'altro, scusami, ma è un artista che io apprezzo molto, Sì, anche, sì, veramente, anche per Stefano altri è una progetti. persona Ha sempre a che fare col incredibile. ghiaccio, no? È una persona magnifica, un grande artista e un grande combattente, perché Sì. come sappiamo in Italia l'arte contemporanea non ha molti alleati, Dillo a me. tranne veramente uno solo di persone che la seguono, ma Esatto. non un'attenzione politica importante come avviene magari in Inghilterra, in Francia o negli Stati Uniti. Speriamo che cambi un po' questa Sì, situazione, Camilla. Cioè, certo. senti, allora, dalla Biennale a Pesaro, cos'è successo nel frattempo? Quasi una sorta di nascita di una religione, un po' quello di Gimbel, dall'arte per l'arte si passa al fatto che l'artista diventi un vero e proprio intellettuale e quindi non può in qualche modo non seguire i grandi temi, e il cambiamento climatico ovviamente Lo è è, lo è. uno dei maggiori in assoluto, cioè vicino, è assolutamente presente, e quindi ci sono degli artisti che hanno dedicato gli ultimi decenni, pensiamo al sole enorme, il sole all'interno della Bellissimo. tenda, che ci ha cambiato ovviamente, che ha cambiato anche la percezione di tante persone che seguivano l'arte, che passavano magari 10-15 minuti all'interno della tenda ammirando un sole finto. Stupendo. Quindi il padiglione delle Maldive ha una vita più lunga di quella dell'iter classico e canonico della Biennale. Questo mi rende assolutamente felice. Sono stata deputy Infatti. curator, ho lavorato con un collettivo, quindi col CPS, cinque curatori internazionali, più uno stuolo di assistenti, di collaborazioni varie, 24 artisti internazionali, altrettanti eventi paralleli. Insomma, abbiamo lavorato sempre nei sei No, mesi no, della no, ma Biennale. È stata una Biennale nella Biennale. un bellissimo progetto. Senti, Grazie. ci parli un po' degli artisti, perché adesso abbiamo parlato di Stefano Kagol, ma anche Sì. degli altri artisti che sono presenti qui in Pescheria. Sì, ho pensato di sceglierne quattro che in qualche modo avessero dei punti in comune e i propri lavori, anche il proprio linguaggio si amalgamasse, anche per lo spazio, perché uno dei problemi curatoriali maggiori è quello di affrontare lo spazio del museo. Sì. Il Centro Arti Visive è assolutamente un museo interessante perché c'è un connubio ovviamente con la sperimentazione, con le arti visive, ma uno spazio storico che è composto dalla pescheria, e da qui il nome pescheria.
galleria. Sì. Ed è una chiesa ottagonale, tra l'altro di rara bellezza, dove proprio noi siamo, perché noi siamo nella chiesa ottagonale, e ho pensato a una serie di installazioni, perché poi il nostro padiglione delle Maldive è sempre stato composto da video installazioni che dialogassero con la pianta di questa chiesa. Quindi un video portante è quello di Ursula Biemann, che è proiettato alla parete, e lateralmente delle grandi scatole che sono quasi delle navi che vengono abbandonate ai bordi di qualche oceano, dove all'interno ci sono le video installazioni, ad esempio quelle di Josephine Starrs e Leon Cinisky. Sì. Loro sono degli artisti australiani. C'è stato ad ottobre questo evento parallelo all'interno del padiglione delle Maldive, hanno esposto in tutto il mondo, anche in Oriente, sono anche dei docenti e fanno parlare la terra, cioè la terra non è un soggetto inerte, ma è un soggetto attivo che parla, che ci lancia dei messaggi, e in effetti è così. Bellissimo. Senti Camilla, e lo porterai avanti ancora questo progetto? Perché sì, qui terminerà il 2, se non sbaglio, vero? Terminerà il 2 novembre, quindi aspetto che tutti verranno a vedere insomma la mostra all'interno della pescheria. Tra l'altro è un modo di avvicinare una parte della Biennale di Venezia, un padiglione nazionale in una regione che sì, non è così lontana, ma neppure così vicina. È un progetto in qualche modo in divenire. Infatti adesso in Corea ci sarà tra meno di un mese un'altra mostra in un museo, nel quale andremo a analizzare l'acqua, quindi un altro elemento legato al cambiamento climatico, le politiche internazionali legate all'acqua. E avremo anche lì una parte del padiglione delle Maldive. Nuovamente anche con Stefano Kagon. Quindi adesso da qui arriverete là in dov'è che avevi detto Corea. Che era in Corea. Sì, in Corea. Non ho il coraggio di pronunciare il nome del museo, perché magari no. Lo pronuncerei in un modo assolutamente balordo, quindi non lo dico. Però basterà assolutamente seguirci, perché poi c'è un sito, oltre al mio sito, che ecco, è www.camillaboemio.com, ecco. E all'interno della mia www.camillaboemio.com o .com, all'interno del mio sito poi ci sono tutte le informazioni e c'è il collegamento diretto al sito del padiglione delle Maldive, che è il padiglionedellemaldive.com. Com'è andata a Venezia quest'anno, secondo te, tu che sei curatrice? Ma quest'anno è stata diretta da Gioni, quindi Massimiliano Gioni, straordinario curatore, giovane ma anche estremamente abile, secondo me, a creare contatti, a portare sponsor all'interno della Biennale, quindi un caso anche unico, ma anche a scegliere un topico interessante, difficile, comunque molto complesso. Sì, è stata una Biennale di estremo successo. Come, scusa? Anche riferendosi ai numeri. Come, scusa? È stata una Biennale di grande successo anche riferendosi ai numeri, perché a livello numerico ha battuto la Biennale del 1974 con un numero enorme di visitatori, tra l'altro anche molto giovani, quindi anche sotto i 25 anni. Meno male, questi giovani che fanno fatica ad entrare nei musei. Purtroppo, ad entrare. Sì. E senti, noi ci diamo da fare come possiamo, io con la radio, sì. E quindi praticamente tu sei invitata prossimamente, se hai qualche progetto, a telefonarmi. Grazie. Bene. Senti, adesso allora. Come? Complimenti per la tua dedizione, per questa parte. È una crociata, è una crociata all'arte. È una crociata la nostra. Ma lo è, la conosco, conosco le crociate. Senti, puoi ridire un attimo fino a quando dura la mostra, dove, sì, eccetera. Certo. Prego. Il padiglione delle Maldive, con 4 artiste internazionali e anche un'artista araba, Sama, con un bellissimo lirico video che racconta l'iter di un poeta sufi che arriva nel deserto e vuole raggiungere il suo popolo e riscoprire dove sia il suo popolo, al Centro Arti Visive e Pescheria di Pesaro fino al 2 novembre. Consiglio anche di guardare il sito del Centro Arti Visive Fondazione Pescheria per capire tutte le informazioni tecniche, l'orario. Il lunedì ad esempio sarà chiuso. Ecco, bene, adesso basta, perché bisogna andarla a vedere la mostra. Sì, perché se no scopriamo tutto, non va bene. Adesso mancano solo le immagini, quindi amici andiamo tutti a Pesaro in pescheria a vedere questa bellissima mostra che si intitola, scusami? Portable Nation, ecco, nazione Portable portabile. Nation. Portabile, perché in qualche modo è la scomparsa di una nazione e il creare un archivio, una documentazione. A cura di Camilla Boemio. Camilla Boemio qui con noi su Radio R. Grazie, ciao. Buonasera. Camilla, alla grazie. Prossima. A ciao, presto. Ciao.
L'arte a Radio R è con Nicla.